Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Luciana e questo è il mio canale. Se non sei iscritto, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i miei video. Oggi vi mostro cosa ho acquistato da Inalli, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e cara, non ho saputo resistere a una promo da urlo. O meglio, mi è arrivata un'email da Pinalli dove c'erano degli sconti pazzeschi e io ho cliccato perché sono una grande curiosona e quando ho visto che i nuovi blush di MAC erano in saldo a 20 euro. Secondo voi potevo non prenderli? Li ho presi immediatamente, ne ho presi due. So Natural e Cheer Up, bellissimi. Andiamoli a vedere insieme. Eccolo qui in tutto il suo splendore. La confezione è differente di questi blush, non è la classica confezione nera a cui siamo abituati. Mi sembrano le cialde leggermente più piccole rispetto ai blush che compravo da MAC, però questi li volevo tantissimo provare. Questo di qui è So Natural. È un blush dalla texture leggera, morbida e cremosa al tatto. Luminoso fin dalla prima applicazione, ha un finish leggermente satinato ed è un prodotto facile da applicare e da sfumare. Io adoro applicarlo con le dita e sfumarlo con un pennello da blush. Ottimo sia su una base con fondo, ma per quanto mi riguarda, lo trovo fantastico direttamente su pelle nuda per un effetto Boy Mien. L'altro colore di blush che ho acquistato della stessa tipologia è Cheer Up, un bellissimo corallo con un leggero finish satinato. Stessa tipologia del precedente, per cui non vi aggiungo altro. Rivediamoli insieme. So Natural e Cheer Up. Bellissimi entrambi, io li adoro. E questi erano i miei acquisti da Pinalli con i saldi. Adesso andiamo a scoprire insieme gli omaggini che mi ha inviato Pinalli per questo acquisto. Naio Leari, un fondotinta, questo qui con SPF 15 nella colorazione 0. 3, poi vediamo, lo proviamo insieme. E poi, sempre di Naio Leari, mi ha messo questo mini lip color. No, ragazze, piccolo! Questo me lo ruberà mia figlia, sicuro. È bellissimo! No, questo è troppo bello da portare in viaggio. Questo sì che è un regalo. Se fra prendi esempio, invece di mandare sempre solo campioncini di profumo, la cosa che mi fa più arrabbiare di Sephora o Sephora, come volete chiamarla, è il fatto che ti fa scegliere un campione e poi ti manda sempre il profumo. Perché poi ti scriva, ah, se è disponibile, non lo mettere. Non lo mettere. Se io ho scelto un correttore o ho scelto un fondotinta, non voglio un profumo perché non l'ho scelto. Comunque, sempre
Sono troppo contenta di questi acquisti. Fatemi sapere in un commento se anche voi avevate adocchiato questi blush. Qual è il vostro colore di blush della nuova collezione MAC che ha suscitato il vostro interesse? E se li avete provati, cosa ne pensate? Io devo dire che mi piacciono, quindi sì, sono contenta di averli presi. Bene, care e care, io vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video.